Sonia, ma che ci stai provando con Gianni? Mi piace da morire Gianni, solo che lui fa finta di non capire. Pippo, perché non glielo dici tu? Ma Sonia, cosa dici? Gianni è mio cognato. Se lo verrà a sapere Leonora, ci finirà male a tutti. Quella è una pazza. Tipo, siamo arrivati, fermati lì in quel parcheggio. Sonia, lascialo perdere, Gianni. Lui è di gusti difficili. E poi ci sono io qui, che non ti piaccio io. Perché non andate a fanculo tutte e due? Fatemi scendere, dai. Sonia, noi ti aspettiamo lì, su quella panchina. Ok, ragazzi, ci vediamo dopo. Andiamo, Salvo, andiamo a sederci lì. Speriamo non viene la polizia. Che c'hai, paura? No, Pippo. Però sai, il rischio c'è. Ed è anche alto. E non ci pensare che è meglio. Oh, Pippo. Ma sai, Sonia è proprio convinta che Gianni si metta con lei. No, ne abbiamo parlato. Gianni non lo vuole sapere. Non le piace nemmeno un po'. Mica, è quasi estate e ancora fa freddo. Che c'hai, una sigaretta, Pippo? No. Ma come mai mi chiedi una sigaretta se tu non fumi? Non lo so, però sai, in questo momento ci starebbe bene. Ho capito, hai paura. Ti ho detto di non pensarci, perché è peggio. Stiamo tranquilli. Visto, non c'è nessuno. E dai, parliamo d'altro. Sai? Sai perché sono qui io? Io sono innamorato pazzo di Molly. Solo che lei se ne frega. Però io la penso sempre, me la sono anche sognata. Ma allora perché non glielo dici? Se sei così innamorato, ma lei non ha capito niente. Fermi lì, polizia. In ginocchio e le mani dietro la nuca. Non fate gesti, altrimenti sparo. Lo sapevo, me lo sentivo. Mamma! Mamma mia, che lo dice a mia mamma? Come faccio? State buoni, non vi succederà nulla. Dov'è l'altra ragazza? Ma quale altra ragazza? Noi l'abbiamo dato solamente un passaggio. Sta zitto, bugiardo. È da una settimana che vi seguiamo. Apputato, li perquisisca. La ragazza l'avete presa? Sì, già in macchina, ispettore. Ispettore, sono puliti. Va bene, portateli in macchina. Girati. Ma io non ho fatto niente, ispettore. Ho Dove mi detto, portate, girati. ispettore? Che lo dice a mia mamma, ispettore? Ve lo giuro, non abbiamo fatto niente noi. Bugiardi. Non c'entriamo.